Bentornati nella nostra coltivazione di pomodoro Demetrio F1 dell'Agrisementi. Trapianto autunnale. E che cacchio, non piove da 3 mesi, proprio ora deve piovere. Bentornati dal vostro produttore di fiducia. Un altro video di nuovo col sottofondo naturale con la pioggia. Meglio così, va bene. In questo episodio di Iniziare in Agricoltura voglio un po' riepilogare, visto che abbiamo già citato la questione, voglio riepilogare i motivi per i quali è conveniente mirare alla qualità della nostra produzione, del nostro raccolto, dei nostri frutti finali. Va bene? Come sempre, prima di iniziare, io vi invito ad iscrivervi al nostro canale. Continuate a seguirci, troverete tante informazioni importanti anche sul blog e per chi volesse sostenere attivamente questo progetto c'è anche la possibilità di abbonarsi. Se cliccate nel tasto qui sotto avrete ulteriori informazioni. Bene, perché nella piccola agricoltura bisogna mirare all'alta qualità se possibile, ma comunque sia in generale alla qualità e conviene farlo per diversi motivi. Molti potrebbero pensare, ma io sono in piccolo, devo fare tante quantità per farmi vedere, per essere presente nel mercato in generale, insomma, nella commercializzazione. Invece non è così. Essendo piccoli saremo sempre delle briciole, perché l'unica cosa che può valorizzare una agricoltura, diciamo, estensiva di quantità, chiamiamola, di massa, può essere solo ulteriore quantità. Ok? Quindi un'azienda molto grande che mira a fare un prodotto per l'ammasso deve sempre garantire grandi quantità per avere migliori accordi commerciali con tale filiera o grossista o chissà cosa. Non voglio essere così presuntuoso di entrare in merito a questo. Noi abbiamo detto, parliamo della piccola agricoltura. E molti anche potrebbero pensare che per raggiungere la qualità o l'alta qualità, come già detto, è un processo più costoso, una gestione più costosa. E sì, per certi versi sì, ma non tanto più costosa. Perché, come ho spiegato anche in altri video, per aumentare le quantità, comunque sì, bisogna aumentare la quantità di irrigazione, la quantità di fertirrigazione in generale, quindi di fertilizzanti, concimi, chiamiamoli come vogliamo, in un po' tutte le coltivazioni. Poi ci sono altre cose gestionali, diciamo, altri aspetti gestionali, scusate, come ad esempio la logistica, manipolare tutta questa merce, che comunque se ha un valore nettamente minore rispetto a una piccola produzione a livello quantitativo, ma ad alto livello di qualità. Logicamente, che so, in un ettaro possiamo fare produrre, che so, 50 tonnellate di una qualsiasi produzione, invece ne possiamo fare produrre 20, però tutta un'altra storia, insomma. Quindi la differenza di gestione è piccola. È sicuramente un po' più onerosa, ma di poco. Va bene, questa è un'altra cosa che volevo sfatare. Poi, con la qualità, noi abbiamo diverse armi, possiamo dare valore aggiunto in diversi modi, come ad esempio, intanto nella vendita diretta ci possiamo dedicare anche noi stessi, quindi risparmiare personale nella commercializzazione. Vabbè, dice, io non lo voglio fare. Ok. Ma è anche vero che possiamo, ad esempio, fare una scelta di una produzione biologica o comunque naturale, quindi daremo il valore aggiunto del prodotto a chilometro zero, è un'altra cosa, scusate, a residuo zero. Vuol dire che garantiamo ai nostri clienti finali, un prodotto pulito, come si dice in gergo, a chilometro B, allora a residuo zero. Per aumentare ancora questa cosa, potremmo anche pensare di accedere al biologico certificato. Ci sono ulteriori costi, ma
avremo una grossa pubblicità andando ad aggiungere il marchio bio nelle nostre confezioni, qualsiasi siano gli imballaggi, cassette, vaschette, quello è una grossissima pubblicità a nostro favore, perché ormai tutti siamo omogeneizzati, come ho già detto, no? E siamo abituati a queste cose. Quando andiamo a comprare, compriamo prima con gli occhi. Sono tanti le strade, potremmo anche accedere a, se nella nostra zona è possibile, a delle certificazioni di altro genere, come l'IGP ad esempio, il DOC e via dicendo. Quindi abbiamo, diciamo, un insieme di armi che possiamo utilizzare a nostro favore, e soprattutto la qualità viene ripagata dal valore economico della nostra produzione, dei nostri prodotti. Ci sarà sempre qualcuno interessato a prodotti di qualità, ci sarà sempre un mercato di nicchia che ricercherà questi famosi prodotti di alta qualità. Sicuramente ci dobbiamo mettere tutti i mezzi possibili e immaginabili, e ci vuole molta esperienza. Magari nella fase iniziale potrebbe essere difficile, però è anche vero che se non raggiungiamo un certo livello di qualità, comunque sia i canali convenzionali ci sono ugualmente, cioè, quindi non ci costa molto andare a rischiare per il nostro cammino verso l'eccellenza. Ecco, l'eccellenza, quando uno dice i prodotti di eccellenza valgono sempre tanto, ed è veramente così. Se andate a vedere il video di lunedì, ho parlato del nostro pomodoro autunnale che ha avuto tanti problemi. Scusate se vi parlo spesso e continuo di pomodoro, difetto professionale, però a livello di quantità non abbiamo risultati esagerati, siamo nelle nostre medie, quindi basse, però con la qualità siamo a livelli eccezionali, e già abbiamo i primi riscontri sia con i clienti privati sia con il mercato. Ci stanno premiando, la qualità viene premiata sempre, o quasi, o comunque sia mantiene sempre un valore superiore rispetto alla massa, e questo è molto importante per noi piccoli, che comunque sia, anche se tentiamo di fare tutte le quantità possibili e immaginabili, sempre un ettaro di terreno abbiamo, due ettari, quello che sono. Intanto vi lascerò il link al video di lunedì, se non lo avete già visto, in descrizione, così lo andate a rivedere. E questo perché vi voglio anticipare, nel prossimo video sul canale voglio parlare di queste caratteristiche del pomodoro di alta qualità, perché vengono premiate sia dal consumatore, quindi dal, diciamo, da chi acquista direttamente dal produttore, e sia dal mercato. Va bene, io spero di esservi stato utile con questo video. Mi raccomando, continuate a seguirci e fate i bravi picciotti.